Buongiorno, buongiorno con noi in questo giovedì 28 gennaio 2016. Siamo un pochettino in ritardo e senza sigle, ve lo dico subito, mi scuso, ma abbiamo dei problemi tecnici, ma nonostante tutto non potevamo non andare in onda perché questa mattina alla rassegna stampa del TG noi siamo riusciti a fermare, almeno per questa mattina, il sindaco di Pietrasanta, Massimo Mallegni. Buongiorno sindaco. Buongiorno a tutti voi, buongiorno. Grazie per aver No, grazie a accettato voi dell'invito. il mio invito, anche perché so che ha tanti impegni, questa sera addirittura sarà impegnato anche sulle televisioni nazionali, però questa mattina ci dedica un po' di tempo anche per la TV locale per parlare con i Ci cittadini mancherebbe altro. direttamente della provincia. Grazie. Senta, questo invito non è casuale perché proprio in questi giorni, insomma, intorno al 15 gennaio, lei ha festeggiato i primi 7 mesi da sindaco. Possiamo tracciare un bilancio? Di questi primi Sì, mesi. sono 7 mesi che poi ovviamente dobbiamo rinviare al fine mese perché io sono stato sospeso 13 giorni per la Severino, Sì, vabbè. ovviamente. Quindi tecnicamente 7 mesi. Ma allora, visto che oggi è il 28, lei se non sbaglio è stato eletto il 15 giugno, è perfetto, proprio 7 mesi oggi. Se decidi Sono, 13 sì, giorni, fine, sì. a fine mese, così festeggiamo due cose, o meglio, festeggiamo i 7 mesi di elezione e ricordiamo i 10 anni dal mio arresto, perché era il 31 gennaio del 2006, quando la mattina alle 6:30 mi suonarono, anzi, suonarono alla mia compagna e poi si accorsero che non abitavo lì. Così tanto si spiega come erano state fatte le indagini, si accorsero che non abitavo lì e vennero poi a casa mia alle 7 circa a dirmi se li accompagnavo cortesemente a San Giorgio dove avrei soggiornato per 39 giorni. Anzi, tra l'altro, domenica mattina alle 10, approfitto della sua domanda, io, l'onorevole Bergamini e i due consiglieri regionali, Mugnai e Stella, accompagnati da Maurizio Marchetti, saremo al carcere di Lucca. In una visita, ovviamente è concomitante con i 10 anni, quindi abbiamo, diciamo così, chiesto al Ministero la possibilità di accedere in quella data e ce l'hanno consentita e accordata. E poi alle 12, quindi quando usciremo, avrete una comunicazione in merito dal coordinamento regionale di Forza Italia. Faremo una breve conferenza stampa dove raccontiamo, insomma, come mai ci siamo andati. Quali sono le nostre idee, le impressioni sul sistema penitenziario, nonché ovviamente sugli aspetti della giustizia in generale. Quindi sì, sono 7 mesi di intenso lavoro, un bilancio. Ma guardi, io reputo ancora il nostro lavoro intorno al 40% della soddisfazione personale, nel senso che devo ancora rimettere a punto alcune parti del motore, eh? Però diciamo così che gli aspetti salienti sono stati affrontati perché il bilancio, siamo stati il primo comune italiano ad approvarlo il 24 di dicembre, sembrava che cascasse il mondo per questa cosa, immagino, pensate, coloro i quali lo approvavano a luglio, se lo vedono approvare prima della fine dell'anno, come dovrebbe essere del resto. Ed è un bilancio sano, strutturato, che vedrà più di 4 milioni di investimenti nel 2016, quindi insomma, credo che sia un fatto importante, dopo che veniamo da anni di carestia, in buona sostanza, più Certo. che altro da un punto di vista, secondo me, di cattiva conoscenza della macchina, che ha portato all'inasprimento della tassazione, eccetera. Abbiamo ridotto col bilancio 2016, quasi di 1 milione di euro la spazzatura, il costo della Tari, Sì. e abbiamo aumentato i servizi, stiamo ripulendo il territorio, veramente, tutti ci fanno i complimenti, i giardini sono tornati ad essere tali, erano un ricettacolo di sporcizia. La pulizia del territorio sta veramente incrementando. Abbiamo istituito una pulizia anche appiedata del centro storico e delle frazioni. Abbiamo istituito il servizio H24 della Polizia Municipale. Abbiamo incrementato la videosorveglianza e nel 2016 arriveranno altre 20 telecamere su tutto il territorio comunale.
Ci sarà un'attenzione al traffico pesante in alcune realtà del territorio, senza penalizzare le imprese di trasporto e le imprese ovviamente in generale che usufruiscono di tal servizio, ma cercando di salvaguardare i residenti, ovviamente. Siamo ripartiti con iniziative tipo sportivo, sostegno alle associazioni. Abbiamo fatto, secondo me, una cosa fondamentale, abbiamo incrementato l'investimento nel sociale, abbiamo istituito oltre 40 borse lavoro, perché secondo me gli enti locali devono servire anche a questo. Abbiamo dato una risposta concreta a quelle persone che avevano meno. Insomma, le dico, la soddisfazione non è completa, perché dobbiamo mettere mano a un regolamento urbanistico che non si sa da quale parte iniziare a leggere, cioè, e non lo dico io che ci capisco poco, ma lo dicono gli operatori del settore, i tecnici, i professionisti, gli stessi cittadini che si trovano veramente in contrasto con queste norme, che sono in contrasto con lo sviluppo. Molto dipende dalla norma regionale che fa acqua da tutte le parti. Lo stesso partito di governo regionale, PD, dice dobbiamo rivedere il PIT, dobbiamo rivedere la legge 65 sull'urbanistica. Bene che facciamo presto, perché il territorio langue di conseguenza. Quindi, ripeto, ancora la soddisfazione non è arrivata ai livelli che auspico, però insomma siamo sulla buona strada. Fra tutte le cose che lei ha indicato, partito dal bilancio, ecco, la cosa secondo lei più importante che magari ha colpito i cittadini è stata proprio la decisione, grazie a delle scelte, di abbassare le tasse, in particolare appunto... Ma guardi, io ormai sono vecchio d'amministrazione, no? Perché sì, mi sono venuti i capelli, un po' di esperienza, mi sono venuti i capelli bianchi a fare il sindaco. Probabilmente non so fare altro e quindi continuerò a fare questo. E le dico che in funzione di ciò il cittadino che paga le tasse desidera avere servizi, pulizia, ordine, sicurezza. Credo che questi siano gli elementi. Poi, se oltre a questo, alla fine dell'anno una famiglia risparmia 300, 600, 800 euro di spazzatura, a seconda delle fasce, sì, di reddito ovviamente, e delle superfici dell'abitazione, credo che sia un fatto estremamente importante. Però le persone vogliono uscire in sicurezza, vogliono avere strade illuminate, pulite, possibilmente aiuole come si deve, e portare i bambini in sicurezza a scuola. L'altro aspetto secondo me importante è quello della scuola, che stiamo operando per fare un grande progetto di un polo unico, ma nel frattempo non chiuderemo nemmeno una scuola, cosa che invece era nel programma fino a giugno scorso, di chiudere almeno una o due plessi scolastici. Non lo faremo, anzi li stiamo ristrutturando tutti in maniera puntuale anche nei dettagli. Quindi il cittadino vuole queste cose, se riesce a pagare anche meno tasse secondo me è meglio. Ho tante domande per lei, anche sugli eventi, sui progetti che ha in campo l'amministrazione comunale, ma anche sugli eventi che si stanno per aprire. Proprio il primo sarà la festa di San Biagio. Prima volevo far vedere ai nostri telespettatori la prima pagina, visto che abbiamo cominciato ovviamente dalla Versilia, la prima pagina del Tirreno di Viareggio, ed è un punto della situazione sul settore della nautica. Allarme di Perotti, un 2016 da incubo. Il patron di San Lorenzo, preoccupato per l'andamento mondiale, chiede a Ducina e Nautica Italiana di rimettersi insieme. In questo articolo firmato da Corrado Benzio si parla proprio di scenari difficili. La Cina frena, la Russia idem, in più c'è il petrolio, il cui prezzo così basso deprime le borse mondiali. Ho paura. Questo almeno l'intervista a Perotti, Massimo Perotti, e quindi insomma non è che si apra molto bene, diciamo così, il 2016 da questo punto di vista. A pagina 2, ieri tante iniziative in tutta la provincia, continueranno oggi, dedicate al giorno della memoria. A pagina 2 la manifestazione che si è tenuta a Viareggio, il Consiglio Comunale, una via per la piccola Luciana Pacifici, lo ha deciso il sindaco del Ghingaro dopo aver scoperto, grazie a Silvia Angelini, la storia della vittima di Auschwitz. C'è la storia raccontata in questo box a pagina 2 del Tirreno di Luciana Pacifici, questa piccola morta appunto ad Auschwitz, e poi il racconto ovviamente e anche la foto dedicata alla cerimonia che ieri si è svolta a Viareggio per appunto il giorno della memoria.
Salto a un altro argomento, ma visto che si parla del sindaco del Ghingaro, visto che si parla di Viareggio, le voglio fare una domanda. Come sta vedendo la situazione che si è creata a Viareggio dopo la sentenza del TAR? Non è uguale a quello che è successo a Pietrasanta, assolutamente, no, con il discorso della sospensione della legge Severino, però, diciamo così, in attesa del riconteggio delle schede, qualcuno dice che il sindaco del Ghingaro è un po' in sospeso. Come la vede quella vicenda? No, allora, da sindaco? Partiamo di fondo. Il sindaco è nel pienezza delle sue funzioni. Assolutamente. Fa il suo lavoro e sono convinto che cerca di farlo bene. Ma questa è una vicenda tutta italiana, no? Uh-huh. Questa è una vicenda tutta italiana. Ma le pare normale che ci siano delle elezioni? Vi è una commissione elettorale presieduta da un magistrato, ok? Questo magistrato ritiene correttamente, secondo me, che, correttamente secondo me perché la giustizia ovviamente opera in tal senso, quindi non rispetta, che le elezioni vadano bene, vengono esaminate più o meno le schede, vengono presi i plichi, eccetera, eccetera. Poi qualcuno legittimamente, Massimiliano Baldin, fa un ricorso, ritiene che vi siano delle incongruenze nel conteggio dei voti, peraltro lui non andava al ballottaggio per 27 voti. Il TAR dopo un anno, scarso, 7 mesi, diceva, insomma, vediamo un po', probabilmente sì. Allora, io credo che qui si apre un primo tema che è sulla giustizia italiana, no? Che va dalla giustizia amministrativa per le sciocchezze alla giustizia fallimentare, piuttosto che a quella civile, fino a quella penale e quella contabile. Per gli enti locali la Corte dei Conti è lo spettro che ovviamente aleggia. Non parliamo di come si dice, di corda a casa dell'impiccato, riferendosi a Viareggio, no? Perché se vai a parlare di bilancio sono diventa anche problema. Sì. Allora io dico, questo è l'elemento secondo me di discussione, al di là di chi vincerà la contesa. Vedremo i riconteggi, eccetera, eccetera. Noi abbiamo detto nell'ipotesi del riconteggio, io sono vice coordinatore regionale di Forza Italia, per quello che mi riguarda, ma anche Marchetti, che è coordinatore provinciale, abbiamo detto non faremo l'errore che è stato fatto a giugno, cioè Forza Italia non va per conto suo rispetto a un centrodestra unito, quindi sosterrà Massimiliano Baldini se sarà lui a continuare su quella strada, e io auspico. Il problema è che non è possibile, nel rispetto dei cittadini, che se io ho un problema oggi, quindi il 15 di giugno, diciamo che l'11 di maggio, perché questa è la data entro il quale va fatto il riconteggio, riconteremo le schede e poi decideremo. Ma scherziamo. Cioè, ma uno che fa l'amministratore ed ha il dovere di rispondere ai propri concittadini, ma può essere fra coloro che non sanno che succede e, già che Viareggio è in grande crisi e difficoltà, mantenere sta roba qua? Ma non è possibile. Allora il tema giustizia, anziché divertirsi qua e là a tentare di fare cose che poi non si fanno, parlo del governo nazionale, ho la sensazione che il ministro Orlando, che è il ministro della giustizia, debba iniziare a interessarsi delle questioni dei tribunali civili, amministrativi, eccetera. Risposte immediate. Quindi io propongo ricorso il 15 di giugno su una cosa così importante come l'amministrazione di una città da oltre 60.000 abitanti. Io il 18 di giugno devo avere la decisione. Non c'è dubbio, non c'è assolutamente dubbio. Quindi la follia è questa. Insomma, è stato molto chiaro. A pagina 3, sempre del Tirreno, si parla della vicenda del processo per la strage di Viareggio. Ieri una nuova udienza qua al polo Fiere di Sorbano del Giudice. L'arma del prof testimone si rivolge contro Ferrovie. Boragine, presidente del collegio, non ha ammesso la deposizione dell'esperto. Il PM Amodeo solleva il caso dell'incompatibilità come investigatore del Ministero. Insomma, sembra ancora una fase un pochino tecnica, definiamola così, del processo, che però avanza a proposito di giustizia, che procede un pochino a rilento. Siamo al 28 gennaio del 2016. Sì. A occhio era il 2009. Sì. Non è a occhio, ma è veramente il 2009. È normale sta roba? Sono morte decine di persone? Sì. Ho la sensazione che qualcosa non giri. Allora, la buona volontà
degli attori in campo, assolutamente, magistrati, eccetera, eccetera. Tema spinosissimo. Qui non è che la colpa è del presidente del collegio o del pubblico ministero o degli avvocati della difesa o delle parti civili. Qui la questione è che l'organizzazione del processo penale non funziona. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, Sindaco, rimanga a nostra compagnia, ovviamente rimanete anche voi perché ci sono tanti altri temi che dobbiamo affrontare e tante altre notizie. A fra poco. Arteri, buongiorno con noi in questo giovedì 28 gennaio 2016, tanti motivi per rimanere in nostra compagnia, il primo perché questa mattina in mia e in vostra compagnia c'è anche il sindaco di Pietrasanta Massimo Mallegni, stiamo parlando davvero un po' di tutto. Prima volevo farvi vedere la pagina 5 del Tirreno, questa storia, anche noi ieri sera ne abbiamo parlato in breve, molto particolare, un cane lupo che salva una donna da uno scippo. Il pastore tedesco è stato lanciato dalla sua padrona, una vigilessa, all'inseguimento del ladro fuori dalla stazione. Il ladro si è spaventato, ha mollato la borsetta che aveva scippato ad una signora e dunque Melampo, questo è il nome del pastore tedesco, vedete anche la foto che è stata pubblicata dal Tirreno, ha sventato davvero uno scippo. Due pagine centrali dedicate al carnevale, mancano 10 giorni, le premiazioni dei vincitori il giorno dopo l'ultimo corso, l'ultima rivoluzione, carri mascherati saranno incoronati sul campo già domenica 6 marzo, le costruzioni sfileranno di nuovo sui viali prima dell'ultima trionfale passerella in piazza Mazzini. Ne approfitto per ricordarvi l'impegno che Noi TV e Rete Versilia stanno mettendo per seguire da vicino il Carnevale di Viareggio, tutte le domeniche la diretta alle 14.45 su Rete Versilia, poi la replica seguitissima alle 20 su Noi TV e poi tutte le trasmissioni collaterali. Lei sindaco è un amante del carnevale, chiaramente a Capitrasanta ci sono iniziative legate a questa festa, fra l'altro se non ricordo male ieri sera, no? È iniziata una manifestazione collaterale. Sì, è iniziata la canzonetta del carnevale, io ieri sera però non volevo ovviamente rovinare l'atmosfera, ma mi sono sentito prima dell'inizio della canzonetta di salire sul palco e far suonare la colonna sonora di Schindler List e chiedere un minuto di silenzio per il giorno della memoria. Perché è importante festeggiare, ma se non ricordiamo di quei momenti, poi è un insegnamento che secondo me dobbiamo anche ai nostri ragazzi. Il carnevale, se lo amo, io sono sempre mascherato al carnevale, sì. Sono famoso per le mie maschere quando facevo l'amministratore nei primi due mandati, mi sono mascherato in diverse occasioni con vari costumi, insomma, da cardinale, da Re Sole, ovviamente generando anche ilarità politica negativa, insomma questo è chiaro. Non so se quest'anno mi mascherò. In ogni caso amo moltissimo il carnevale e devo dire che quando io ho reintrodotto dopo quasi 15 anni il carnevale a Pietrasanta, per me è stata una grande soddisfazione, su proposta dell'assessore Alessandrini, all'epoca assessore nella mia amministrazione con delega alle tradizioni popolari, decidemmo di far questo, quindi amo molto il carnevale. Amo molto il carnevale perché va dedicato ai bambini in particolare, infatti Pietrasanta si dedica alle famiglie con quel tipo di carnevale. E amo molto il carnevale rionale di Viareggio, perché secondo me il carnevale rionale è la vera essenza del carnevale. Poi ovviamente c'è l'aspetto artistico e culturale, delle mascherate importanti dei carri di prima, seconda e terza categoria che sfilano sui viali a mare, ovviamente. E qui lì è un aspetto anche estetico, bello, insomma si va al carnevale. Però insomma questi due aspetti, rionale, quindi la tradizione popolare e le famiglie e i bambini, secondo me sono un fatto positivo. Appunto, parlavamo della manifestazione che si è aperta ieri a pagina 12 del Tirreno, la pagina dedicata a Pietrasanta, sprocco al via con il pieno di pubblico e per la prima volta nella storia dell'evento la conduzione è tutta al
femminile, teatro comunale esaurito, spiega in questo articolo Francesco Borraccini, per questa iniziativa con grande successo, che si ripeterà nelle prossime serate, con le 11 contrade in gara. Quindi tutte le sere, insomma, dedicate al... come dicevamo, al carnevale e al buon umore. La cosa però di cui vorrei parlare adesso, Sindaco, è un progetto importante, no? Che state mettendo fra le priorità, quindi insomma, il cantiere del progetto è più che mai aperto. Via le auto dal centro, tutti in bus già da marzo. È una delle soluzioni allo studio dell'amministrazione Mallegni, insieme alla realizzazione di 300 nuovi posti auto nella zona dello stadio. Questo è un articolo firmato da Luca Basile che anticipa un po' quelli che dovrebbero essere i temi del nuovo piano della sosta e un po' del riassetto del centro. Ci conferma queste cose? Via le auto dal centro, tutti in bus già da marzo, e poi questi 300 posti auto nella zona dello stadio, che cosa ci può anticipare? Ma guardi, qui credo che la fantasia di chi scrive è fondamentale, perché delle volte bisogna avere anche, lei fa giornalista, sì, serve la sostanza e poi anche un po', insomma, di estro e fantasia. Vorrei che ci fosse più fantasia che sostanza. Io discuterò di questi temi con il comitato dei residenti lunedì sera, li incontrerò nella loro sede, ne ho già discusso con alcuni dei loro rappresentanti in presenza dei rappresentanti dei commercianti. Il lavoro, se mi permette il termine, non è così banale come l'articolo che stamani mattina c'è su questo quotidiano. Il lavoro è un lavoro più complesso, che è renderlo, diciamo così, semplice sembrerebbe quasi anche una sorta di torto nei confronti sia degli operatori commerciali che dei residenti del centro storico, e non solo di quelli, ma anche di coloro i quali hanno scelto e scelgono Pietrasanta come luogo di relax, per farsi una cena piuttosto che comprarsi un'opera d'arte o acquistare un abito piuttosto che altre cose, perché la tradizione commerciale del centro storico di Pietrasanta è rimasta importante, molto storicizzata, non è una vetrina di plastica come avviene in altre località della Versilia. Qui ci sono personalità del commercio molto avvedute, che vengono da una tradizione familiare importante, che ovviamente fanno sì che il commercio sia un qualcosa di personalizzato, che è quella la differenza, no? Pensi, noi abbiamo dei sarti in centro storico a Pietrasanta che vestono le signore più importanti d'Europa, nonché d'Italia, nonché del territorio. È la personalizzazione che differenzia Pietrasanta dal resto del territorio, e non vuole essere una distinzione in negativo, anzi vuole essere un accrescimento dell'offerta commerciale e artigianale e artistica che la Versilia e la Toscana offrono al mondo, ovviamente. Quindi parlare del piano della sosta come intanto come se fosse una novità, no? Perché nulla è cambiato da quando io sono arrivato. Francamente ho soltanto chiesto ai residenti di non parcheggiare più in tre piazze e la sera che il parcheggio sia a pagamento e non per i residenti, perché in ogni caso hanno la possibilità. Quindi non è cambiato nulla. È cambiato soltanto che oggi si ha la disponibilità dei posti. Quando qualcuno dice le piazze sono vuote, no, le piazze non sono vuote, le piazze sono disponibili. Le piazze sono disponibili. Abbiamo avuto un incremento, non ho capito i dati dove li hanno trovati perché sono falsi, ma è un incremento importante per quanto riguarda la sosta. Ciò significa che c'è stato un incremento nel numero di auto, ovviamente, vuol dire che c'è stato un numero di persone, vuol dire che ci sono un numero di avventori, e non sono i residenti ovviamente che hanno pagato il bigliettino, ma sono coloro i quali che hanno deciso di venire a Pietrasanta e hanno trovato posto. Io faccio sempre questa domanda e la faccio anche a lei. Se lei decide di andare a comprare un chilo di verdura, sì, che è banale perché la verdura si trova in tanti supermercati, e nel suo supermercato vicino casa lei per quattro volte non trova posto con la macchina, lei continua ad andare lì? Beh no. Va magari un pochino più lontano, ma sa che trova posto. È la stessa storia. Pietrasanta era diventata un luogo nel quale era difficile parcheggiare. Oggi si trova posto. Sì. Infatti ho preparato insieme ai nostri tecnici un manifesto per la Fiera di San Biagio, la ricordava prima,
dove c'è scritto Pietrasanta open for shopping, e no perché voglio inglesizzare tutto quello che ci capita oggigiorno, va di moda, ma perché open for shopping lo sa anche mio nipote che fa la quinta elementare, e poi c'è scritto troverai posto per la tua autovettura, ovviamente. Sì. È importante questo, perché certo, noi dobbiamo rilanciare l'economia. E quindi ci saranno tante cose sull'organizzazione del centro storico di Pietrasanta, ma di tutto il territorio comunale, perché anche qui i residenti sono 25.000, i domiciliati più di 10.000, 12.000, nel centro storico ci stanno 1.250 famiglie, anche il resto dei 30.000 persone, sì, 30.000 cittadini hanno gli stessi diritti più o meno, gli stessi doveri, no? Quindi dobbiamo fare in modo che l'amministrazione tenga conto di tutto il territorio, e poi se alla fine ci resta 2 lire perché arrivano da coloro i quali decidono di venire a far commercio in città e a spendere in città, le reinvestiremo ovviamente sul territorio a favore delle famiglie. Senta, un'ultima cosa prima di andare in pubblicità, terminiamo il secondo blocco. Visto che stavamo parlando del centro storico e del commercio, lei quest'anno ha rilanciato con forza l'animazione, definiamola così, del centro, con un investimento sulle luci, no? Sulle luci di Natale. Qualcuno l'ha contestata e lei ha spiegato bene qual era l'obiettivo. Al di là della polemica, lasciamola stare, che aveva ragione, il bilancio però è positivo, cioè in effetti il periodo natalizio ha visto un incremento anche delle persone che sono venute a Pietrasanta, quindi questo nell'ottica dell'obiettivo. Ma certo, ma questo mi pare importante. Vede, brevemente, mi ricollego rapidamente al piano della sosta. Quando io dicevo che i parcheggi devono essere disponibili e lo possono essere soltanto col parcheggio ovviamente regolamentato da parcometro, sì, lo dicevo seriamente e con dati alla mano. Quando dicevo che l'iniziativa che ha fatto Forte dei Marmi avrebbe causato più problemi che vantaggi, lo dicevo con dati alla mano. Poi quando leggo i giornali, no, io qui c'ho uno screenshot di un quotidiano che dice sosta a pagamento, non a pagamento a Forte dei Marmi, i commercianti hanno fatto il bilancio e hanno capito che è stata una disgrazia. Perché? Perché ovviamente lì ci parcheggiano i dipendenti dei negozi, mi sembra chiaro, no? Mi sembra evidente, quindi la follia umana. Come quando all'inizio si mise a pagamento il centro storico di Pietrasanta, oppure quando Nicolai tolse una parte di accessi al centro storico prima di me, si lamentavano i commercianti perché non potevano parcheggiare la macchina davanti al negozio, si rende conto. E tutto ciò va nella scia della necessità di dare un'offerta, perché tu devi sistemarla la città, al di là di pulirla, che sì, secondo me è la prima cosa. Ma anche qui faccio domande sempre in giro perché voglio capire cosa pensano gli altri, ma all'Alfredo Catalano di Quelli della Notte, ma tu andresti più volentieri in un centro illuminato, pulito, dove ci sono negozi importanti, belli, dove trovi posto per la macchina, oppure dove c'è buio, le luci fanno schifo, i commercianti ti infilano un dito in un occhio e per parcheggiare devi fare 12 km a piedi? Secondo lei è... Allora, è chiaro che il centro storico va illuminato come tutti gli altri centri del territorio comunale di Pietrasanta, sì, così abbiamo fatto, ma io potevo chiedere altri soldi ai commercianti o ai residenti per illuminare la città dopo che i miei concittadini pagano più di 21 milioni di euro di tasse? Io vergogna. Quindi insomma, ci fermiamo per la pubblicità, poi torniamo ancora insieme, ancora con il sindaco Mallegni, vedremo anche le notizie che arrivano da Lucca, dalla Piana e dalla Valle, e poi uno sguardo anche alle notizie nazionali. A fra poco. Terza parte di Buongiorno con noi in questo giovedì 28 gennaio 2016, sempre insieme al sindaco di Pietrasanta, Massimo Mallegni. Di nuovo buongiorno a tutti. Volevo aprire innanzitutto con la prima pagina della Nazione, questa terza parte. Baby gang all'assalto dei negozi, derubata la presidente del centro commerciale Città di Lucca,
che amarezza. È il secondo episodio che avviene nell'ultimo periodo proprio nel centro storico di Lucca, e qui c'è un'intervista firmata da Paolo Pacini a pagina 7 all'interno. Poi, quanti vandali dilagano scritte, spray e degrado? Una sorta di inchiestina, di reportage nel centro di Lucca firmato dalla Nazione. E poi l'Elettrodotto, il giorno della verità, oggi l'Open Day con Terna che illustra le alternative. Ci saranno anche le nostre telecamere, l'appuntamento è per le 15, quindi questa sera poi nelle edizioni serali del TG ve ne parleremo. Volevo chiedere un commento al sindaco Mallegni, visto che è un imprenditore in campo alberghiero, anche su questa notizia. Noi l'abbiamo data nei giorni scorsi, l'altro ieri, ovviamente anche la Nazione. L'Universo a Marcucci Shaner è l'hotel più storico della città, chiuso da mesi dopo l'asta che si è tenuta martedì. Ad aggiudicarselo è stata una società al cui interno c'è il gruppo Marcucci, che ha dimostrato non soltanto di aver compiuto così un ottimo investimento, ma anche di aver a cuore i tesori del nostro territorio. E quindi, nella classica rubrica giornaliera, su e giù dalla torre, questa operazione viene messa su, ovviamente, dalla torre. Anche noi ne abbiamo parlato, non soltanto perché insomma noi TV e Rete Versilia fanno parte del gruppo Marcucci, ma anche perché in effetti è un'operazione importante per il centro di Lucca. Lei è un imprenditore, proprio un campo alberghiero, conosce l'hotel Universo? Conosco il cadavere dell'hotel Universo. E quando un gruppo interviene e punta al suo recupero, bisogna fargli l'applauso, ovviamente, perché purtroppo in campo ricettivo non molte sono le realtà che fanno investimenti. E guardi, questo è gravissimo, perché io e mia moglie abbiamo fatto un investimento importante a Pietrasanta ormai qualche anno fa, e lo rifaremmo ovviamente se dovessimo, avessimo possibilità di tornare indietro. Mi spiace che non tutti abbiano talvolta questo coraggio. E quando qualcuno mi dice ma insomma è meglio che insomma tu abbia l'unico albergo ristrutturato e bello della provincia, chiedo scusa, del comune di Pietrasanta, sì, e della Versilia rispetto ad altri 4-5 in realtà. No, dico, perché se invece di essere 4-5 fossimo 15 o 25 sarebbe meglio, perché l'offerta ovviamente sarebbe tale da fare in modo che ovviamente la domanda cresca. Questo è un fatto di mercato, no? È come se uno apre un bar nel deserto da solo, finite le bibite, è morto il barista, mi spiego? Cioè, sì. Se invece accanto a un bar nasce un ristorante, nasce un altro bar, e poi nasce un albergo, e poi nasce una cosa, da deserto diventa oasi. Se diventa un'oasi, alla fine diventa un elemento di attrazione, e di conseguenza si ha la possibilità che la gente venga. Quindi avere l'Hotel Universo in queste condizioni, bisogna fare l'applauso al gruppo Marcucci, che di cose buone mi pare ultimamente, ma non solo ultimamente, ne stia facendo. Non ultima, mi permetta, l'acquisizione di Rete Versilia, che anche lì era un cadavere morente, e invece mi pare di capire che investimenti su investimenti si riesca anche lì a dare informazione. Quindi informazione da una parte, l'investimento nel turismo dall'altra, siamo sulla strada giusta, quindi bisogna aiutare queste iniziative. E a proposito di rinascite, la prima pagina del Tirreno di Lucca è dedicata al quartiere Giardino. Giù i due palazzoni, Ruspe in azione, al loro posto ci saranno negozi di vicinato. Questa è un'operazione attesa, programmata, sono iniziati appunto i lavori. C'è un'intervista firmata da Andrea Giorgi sulla Stecca: capisco i residenti, ma le case servono. E poi ne approfitta per fare anche l'ennesima domanda all'assessore Sichi sulla vicenda del Campo Rom, la possibilità di un nuovo Campo Rom a Nozzano. E invece Sichi ne dice: nessun insediamento Roma a Nozzano, così come era paventato da una nota di Marco Chiari. Sichi appunto chiarisce che questa possibilità non c'è. Vorrei tornare alla Nazione per commentare questa notizia, pagina 7. No? Derubata da una baby gang nel suo negozio, che amarezza, vittima la presidente del centro commerciale Città di Lucca. C'è l'intervista a Simona Barzotti, il suo negozio preso di mira da questi piccoli ladri che hanno preso delle cose e poi sono scappati, ma non sono riusciti, diciamo così, a trovarli. Avete risolto? Perché mi ricordo che l'ultima volta che era venuta a diretta sindaco, ospite di Egidio Conca, avevate parlato, no, anche della baby gang
dei vandali che erano nel centro storico di Pietrasanta. Sì, quattro scemi che ora... Sì, è vero, l'aveva definito quattro così. Scemi che... Però l'avete fermati? Sì. Ora, lì accanto c'era anche un'altra notizia che lei abilmente ha smarrito. No, no, assolutamente. Ma la vorrei commentare perché secondo me... È questo qui sulla sicurezza? Perché secondo me è sintomatico che da una parte ci sia scritto la presidente del centro commerciale viene assalita, sì. e Manzione viene a fare un incontro sulla sicurezza. Un vertice speciale con il sottosegretario Manzione. Sì, intanto capisco in poco come mai uno che ha l'immigrazione viene a fare un ragionamento sulla sicurezza. Comunque va bene. Io più che preoccuparmi... allora, le finisco sulla questione degli scemi. Lì c'è un'attenzione particolare, videosorveglianza eccetera. Sì. Mi risulta che stamani si siano spostati, un signore gli ha tirato un secchio d'acqua, secondo me ha fatto bene, dalla finestra. Secondo me è la cura, anzi invito i cittadini di Pietrasanta al lancio del secchio d'acqua, non fredda ovviamente, possibilmente tiepida, ma veramente chi alle 4:30 fa schiamazzi sotto le case delle persone vuol dire che sono dei maleducati. Ora sto scherzando, non lanciate i secchi d'acqua agli avventori perché sennò diventa uno spot. Per carità, era evidente, mi raccomando, il sindaco stava scherzando. Stavo scherzando, ovviamente. Però mi pare, mi pare un fatto che anziché fare vertici... ho la sensazione che bisognerebbe, al di là del pannicello caldo delle nuove assunzioni di ottobre, che poi non ci sono state, vediamo quando ci saranno, di polizia, carabinieri e polizia di Stato, che i carabinieri sono sotto unità di qualche decina di migliaia, la polizia altrettanto, per non parlare della Guardia di Finanza e compagnia bella. E vi è ancora l'impossibilità da parte delle polizie municipali di poter assumere, anche in realtà come la nostra dove ci sarebbe la possibilità, perché c'è quella maledetta norma che prevede che non si possa fare assunzioni anche, neanche in ambito della sicurezza, perché c'è la storia delle province che c'erano, non ci saranno, ma ci sono, e quindi se vogliamo assumere qualcuno dobbiamo chiedere alle province italiane, se c'è. Quella di Lucca ha deciso che non ci sono esuberi, mi sembra una fantasia, non avendo più di fatto compiti reali da che assolve sul territorio, se non due o tre cosette, e sicuramente sulla questione sicurezza ci sono le guardie provinciali, gli agenti di polizia provinciali che potrebbero essere invece trasferiti alle polizie municipali. Quindi anziché fare... vertici di facciata, chi ha le funzioni di governo porti in Consiglio dei Ministri provvedimenti che possono in qualche modo A. arginare la questione dell'immigrazione in maniera seria, B. incrementare le funzioni delle forze di polizia, carabinieri, polizia di Stato e guardia di finanza, C. dagli soldi per pagare la benzina, che è una cosa banale, ma mancano pure quelli, capito? Perché qui va molto di moda ora. Ci sono presidenti del Consiglio dei Ministri non eletti che fanno i capi del governo e rappresentanti del governo mai eletti ma nominati qua e là che vengono a spiegarci come bisogna fare con la sicurezza sul territorio, e chi viene eletto dal popolo e quindi con possibilità di incidere veramente in funzione delle esigenze della gente viene per esempio sospeso come me 13 giorni da un governo non eletto. Cioè si rende conto dove stiamo andando? Perché questo è un tema, io stasera lo affronterò, lei lo ha accennato, su Rai 2, dove... Sarà ospite della trasmissione Virus. Di Virus, no? Dove parleremo di sta roba qua. Cioè noi parleremo di immigrazione, parleremo di cose... Tutta roba che viene gestita dal terzo governo non eletto dai cittadini. Ma si rende conto? Ma è una roba normale? Ma io mi chiedo se è normale, e tutti stanno facendo finta di nulla, di nulla. Cioè il cittadino è considerato come una capra, visto che capra oggi è un'offesa, hanno detto, no? Ha sentito che Sgarbi, ogni volta che dice capra sarà... Bene, è considerato come tale. Allora, non è possibile, non è possibile, perché la sicurezza deve essere al primo posto. Il cittadino deve essere libero di andare in giro col proprio nipotino, figlio, cioè nei parchi, eccetera, eccetera. È la priorità. I convegni così non servono a nulla. D'accordo? Non servono a nulla, a meno che qualcuno non voglia, non abbia in animo di fare altro. Ci dobbiamo fermare per la pubblicità, meno male si è fermata anche lei. Poi l'ultima parte di Buongiorno con noi, io mi ero preparato una serie di argomenti, non potremo affrontarli tutti, mi toccherà scegliere, ma sarà un piacere di ospitarla allora a breve. Ci fermiamo per una breve pausa.
L'ultima parte di Buongiorno con noi, ancora qualche minuto, purtroppo poco, in compagnia del sindaco di Pietrasanta, Massimo Maglegni, perché insomma... Di nuovo buongiorno. I temi sono tanti e insomma non dici mai banalità, mi posso permettere veramente non dicendo il falso, non sono, le do il telefono, non sono lusinghiero. Le do il telefono di mia moglie. No. Allora, le volevo chiedere, prima che sia troppo tardi, prima che mi dimentichi, lei accennava prima ovviamente al suo ruolo di coordinatore per la Versilia, no? di Forza Italia. Sono vice coordinatore regionale, in Versilia ci sono regionale. E di conseguenza... Sì. Imperverso. Stiamo facendo un po' il punto della situazione per quanto riguarda le elezioni comunali che ci saranno a primavera. A Seravezza che cosa accadrà? Perché al momento se non abbiamo perso qualcosa non c'è ancora un candidato ufficiale, no? Ma guardi, io sono dell'idea che prima di andare a fare i nomi dei candidati, altrimenti si rischia di fare quello che è successo al centro-sinistra. No, no, ma io non gli chiedevo, no. Cioè, non no, c'è no, un no, momento. No, no, ma le sto dicendo il percorso. Dicendo il percorso. È chiaro che tutte le forze politiche hanno il loro candidato, ci mancherebbe altro. Forza, sì? Italia, noi abbiamo dei nomi, Fratelli d'Italia ha sicuramente dei nomi, la Lega ha dei nomi, tutte persone di buona volontà che vogliono in qualche modo spendersi per la città di Seravezza, il comune di Seravezza. E non solo loro, ma ci sono anche altre associazioni attorno alla nostra, diciamo così, area politica che ovviamente puntano a veder cambiare verso, parafrasando il Presidente del Consiglio, la città di Seravezza. Però dicevo, prima di andare a parlare di candidati, e comunque nel giro di 15 giorni noi ci siamo dati una scadenza, una sorta di deadline per il 15 di febbraio, prima di parlare di candidati, sarà il caso di parlare di cosa vogliamo per la città di Seravezza, altrimenti stavo dicendo, si fa l'errore che viene fatto nel centro-sinistra, e per me se ne continuano a fare, io voglio dire, li invito tutte le sere a cena, dal giorno delle elezioni in poi, dove hanno puntato invece di mettere fuori il candidato e si sono trovati con tre liste, ok? Sì. E quindi, voglio dire, c'è una lista del PD, una lista di un indipendente di sinistra, che è Giorgi, se non mi sbaglio, sì. E poi adesso c'è Rifondazione Comunista, Sinistra Sì, eccetera, eccetera, che faranno la loro lista. Sono tre. Noi, proprio ieri sera, abbiamo fatto un percorso. Forza Italia si è riunita e ha prodotto e sottoscritto un documento dove dice noi non ipotechiamo alcunché, l'unico nostro interesse è il comune di Seravezza, i cittadini e le imprese, le famiglie e le imprese di Seravezza. Abbiamo a cuore soltanto i loro interessi, non necessariamente gli interessi dei singoli di un partito, e di conseguenza noi abbiamo aperto anche a tutti gli altri alleati tradizionali, Fratelli d'Italia ovviamente e Lega Nord, ma anche alle associazioni, noi insieme per Seravezza e altre realtà del territorio, dove diciamo, amici nostri, mi raccomando, sigliamo prima di tutto un protocollo sui 10 temi fondamentali per la città. Fissiamo degli obiettivi cardine dove diciamo che siamo aperti a tutto, non vogliamo mettere la bandierina per forza, ma vogliamo un insieme di persone che lavorano nell'interesse di Seravezza e di tutto il territorio. Poi, entro il 15 di febbraio, indicheremo il candidato a sindaco, che deve essere corale come indicazione. Se non ci sarà questa coralità, vedremo se transitare attraverso primarie di coalizione o altri metodi per la scelta del candidato, che so, un sondaggio fatto da un istituto demoscopico di caratura nazionale, vedremo come, ma non dobbiamo litigare sui nomi, noi dobbiamo scannarci sulle prospettive della città, perché al cittadino fondamentalmente gli interessa di sapere se gli cali le tasse, se gli pulisci il territorio e se gli rilanci l'economia e se gli dai occupazione ai figli. Mi spiego, questo sì. È il concetto fondamentale, e così faremo. Faccio vedere la prima pagina del Corriere della Sera di Repubblica e poi l'ultima domanda al sindaco sui temi di Pietrasanta. Di nuovo Renzi attacca no alla sfiducia. Bruciate le emozioni di Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle, oggi il mini rimpasto con un ministro di NCD. Il premier Boschi, nessun conflitto di interessi sulla Merkel, non favorisca Hollande. Vediamo anche la prima pagina di Repubblica, spazio alla vicenda di Google, il fisco va all'attacco, paghi 300 milioni, Milano inchiesta della procura dopo quella su Apple, oggi la notifica della finanza alla multinazionale. Poi tema
di cui si parla moltissimo anche nei telegiornali, i nudi coperti, il governo in difesa, nel mirino il capo del cerimoniale. La scelta sbagliata, Rouhani che ha detto l'Italia è molto ospitale, quindi insomma ha cercato di chiudere un po' questa polemica su, queste opere d'arte. Questa è una roba da basso impero. Questa è una roba da basso impero. Il governo dice di non saperne nulla. Sì, certo, sì, sì, chiaro, sì, sì, naturalmente. Infatti fanno tutto da soli. La soprintendenza ha già detto, chiedete in ambiti, chiedete verso Piazza Colonna come è andata la situazione. Piazza Colonna è la piazza prospiciente Palazzo Chigi. Sì. Ma secondo lei, lì noi siamo in un paese dove bisogna essere più buoni dei buoni, mi spiego? Mm-hmm. Però, e mi passi il termine perché non voglio utilizzare parole scurrili prima mattina, ma a forza di essere buoni si diventa coglioni, mi spiego? Bene, allora non è possibile svendere la nostra cultura, cioè noi siamo un popolo che vive di arte e di cultura, vogliamo coprire il Gian Bologna? Vogliamo coprire Niccolò Pisano? Se il signor Rouhani si sente leso e non è così, lui ha detto che non ha mai fatto una esatto e non è così e non è così, non venga, mi spiego? Allora è il buonismo di una certa parte politica che sono veramente dei rincoglioniti. Non è possibile, guardi, noi stiamo svendendo la nostra cultura e su questo piano bisogna farci una battaglia proprio identitaria. Parole diciamo così simili le ha usate, l'ho sentito questa mattina alla radio mentre venivo al lavoro, Vittorio Sgarbi, che fra l'altro domenica era a Pietrasanta. Ho la sensazione siete in sintonia, che abbia detto 8 parolacce. No, e invece le devo dire la verità, ne ha dette di più lei. Ascolti, l'ultima cosa, Sindaco, poi dobbiamo veramente terminare, però ci tenevo. Pietrasanta sta preparando i festeggiamenti per San Biagio, il patrono della città. La prossima settimana ci sono tante iniziative. La correggo, non è il patrono della città. Non è il patrono della città? Il patrono di Pietrasanta è San Martino, 11 novembre, e cosa che scoprimmo noi nella mia amministrazione, durante la mia amministrazione, San Biagio è uno dei santi più importanti italiani e per Pietrasanta è un punto di riferimento, ma non è il patrono di Pietrasanta. Ah, allora mi scusi, non so se no, si figuri, no, però anzi, noi siamo fortunati, ne abbiamo due, anziché uno, potevamo averne solo uno? No. A Lucca abbiamo San Paolino, abbiamo il Volto Santo, ne abbiamo ancora di più. No. Lucca Pietrasanta 12-0 per voi sulla questione di chiese e santi, non ci... Però ecco, un invito sicuramente a venire a Pietrasanta la prossima settimana, ci sono tante iniziative legate anche alla cucina. Esatto, abbiamo ristrutturato la fiera, l'abbiamo resa molto più condensata in tutto il centro storico di Pietrasanta, abbiamo evitato punti vuoti eccetera, abbiamo fatto in modo che ci siano i parcheggi. Tanto per essere chiari, ma siamo partiti. Perché abbiamo liberato la piazza della Pesa proprio all'ingresso di Pietrasanta e il sottopasso, quindi ci saranno centinaia di posti auto disponibili, abbiamo realizzato anche altri parcheggi nel centro e appena fuori, probabilmente ci sarà un servizio che per le persone che vorranno arrivare fino in centro a Pietrasanta, lo stiamo valutando, la mostra agrozootecnica con gli animali che è il cuore della Fiera di San Biagio, nasce così. Lì una volta venivano giù per il commercio in questo periodo, sarà davanti al municipio, quindi ci saranno tutti gli animali, le bestie, i cavalli, l'agrozootecnica tutta nell'area Lotti, tutti i banchi nel centro di Pietrasanta e quindi l'aspetto anche, diciamo così, enogastronomico importante e credo che saranno 3 giorni veramente dedicati al commercio, alla festa, alle famiglie e allo sviluppo. Le ricordiamo i giorni di fiera, Sindaco? Sì, i giorni di fiera sono il 3, il 4 e il 5, 3, 4, 5. Di febbraio. Ok. Sindaco, grazie. Grazie a voi della disponibilità, come sempre, della possibilità che ci date a noi amministratori di venire a spiegare cosa si fa nel nostro territorio. Io l'aspetto di nuovo presto perché appunto tanti temi non siamo riusciti ad affrontarli, grazie ancora e buona giornata perché appunto l'aspetta una lunga giornata di lavoro che poi concluderà stasera, anche se noi abbiamo Curva Ovest per i tifosi della Lucchese alle 21 su Noi TV, chi invece non è interessato al calcio e la Lucchese può guardarsi il sindaco di Pietrasanta. Sì, adesso io vado invece in municipio a ricevimento dei cittadini e quindi finché non sarà terminato poi dopo partirò per Roma. Grazie ancora, grazie a voi per averci seguito, termina qui questa puntata di Buongiorno con noi, una breve pausa e poi torna il TG Noi.